Io, no, ho altri tipi di disturbi. Io ero venuto qua per fare l'elettroshock, però è mancata la corrente. La coerenza è realtà solo nelle cattive abitudini. Oh, e benvenuti questa sera a Electroshocking, e anche questa sera il blaster ci ha fatto riflettere. Questa sera questa cosa qua mi ha fatto riflettere perché io non mi sento assolutamente una persona coerente. Non è vero, nelle cattive abitudini sei coerente. No, dopo ti spiego il mio pensiero. Allora, innanzitutto, questa sera Electroshocking ha l'opportunità di diventare per una sera una trasmissione discretamente seria. E questo cosa vuol dire? Che abbiamo degli ospiti veri. Ospiti veri cosa vuol dire? Che per la prima volta avremo degli ospiti a cui fare delle domande sensate. Sì, insomma, sensate in stile Electroshocking. Vediamo cosa salta fuori. Innanzitutto io partirei con salutare il nostro negro, l'uomo della fatica di Electroshocking, Aug. E poi presentiamo in ordine di grandezza le nostre figure che sono venute a salutarci questa sera. Allora, io partirei da una persona con una felpa rossa e che è un tatuaggio sul collo, quindi già molto hard per la serata di speciale Electroshocking. Lui si chiama Jacopo e fa parte di uno dei gruppi, direi, rivelazione dell'hardcore, anche se ormai non è che sono proprio una rivelazione perché sono in giro da un bel po'. Quindi loro sono i Sick Squad e prima di tutto saluto Jacopo. Bella a tutti. E poi con Jacopo, che noi non ce l'aspettavamo perché so che è andato a abitare fuori dal confine italiano, è arrivato anche il Samu, quindi ciao Samu. Bella raga. E salutati Sick Squad, è arrivato il momento di presentare anche l'ospitone. Cioè io sono veramente emozionato perché io lo conosco da tanto tempo, sono un fan, io ho il tuo poster in camera, sì, da letto, non ti puoi immaginare. E quindi tanto lui, te puoi prendere il suo microfono, sì, tanto il negro non lo usa mai, così, guarda. E Art of Fighters nella figura di Christian Nardelli, buonasera. Buonasera a tutti. Allora Blaster, io so che tu non hai la minima idea di chi siano queste persone. Assolutamente, sembrano tre bravi ragazzi, ma così sembrano. Non ti so dire. Cioè. Allora, praticamente ti spiego brevemente. Questi fanno parte, anzi sono esclusivamente la crema della musica hardcore. Tu cosa sai della musica hardcore, Blaster? Ma io l'unica cosa che mi ricordo è il number. Ma ti parlo di tanti anni fa, anche dove siamo nati tutti. Io sono, penso di essere più grande di voi. Forse. E quindi loro praticamente sono quelli che rappresentano oggi il movimento della musica hardcore, direi a livello internazionale. Quindi l'emozione sale. L'emozione sale prima di iniziare con... È palpabile, si sente. Non ti eccitare che poi... Prima di iniziare con le domande, quelle vere, io, Blaster, ti voglio far capire realmente che cos'è la musica hardcore. Okay. Tu comunque lo spirito hardcore ce l'hai perché ci porti sempre l'allegria qua dentro. E non solo. Quindi, grazie per averci fatto ambientare. Noi che siamo partiti tutti in corsa, tra l'altro siamo andati a mangiare da Pinuccio. Si mangia da paura, ma ci ha dato una pelata, Blaster. Non me lo dovevi fare questo. È già la seconda volta. Esatto, io direi, è l'ultima volta che ti diamo retta. Non chiedete più consigli a me per dove andare a mangiare, nonostante io sia povero. Cerco di farti capire brevemente che cos'è l'hardcore e ti mando un pezzo
che non è di nessuno di questi due artisti, perché così ti faccio entrare un po' e che ci aprirà il dibattito per quando rientriamo. Intanto noi pupuriamo di brutto. Ok. Senti già che suoni al quale noi non siamo abituati. L'hardcore è esattamente
o forse non esattamente questa. Comunque, per farti capire, è il cassone pesante. Diciamo, cominciamo da qua. No, ho capito, perché poi in fuori onda c'è stato qua, sì, no, forse. Poi loro sono andati sul tecnico. E tu li hai persi. Eh sì, siamo persi anche noi, guarda. Allora, sono anni che ci siamo persi. Allora, la strada è lunga comunque. Tortosa. Allora, cioè, è nata una polemica che a dire il vero ha tirato sul negro, che il negro, da buon fan hardcore, dice: ma questa non è hardcore. D'accordissimo. No, io dico che non è hardcore, ma non è neanche hardstyle. Ma io dico che questa c'ha il cassone hardcore e le sonorità hardcore. Però l'hardstyle ha il cassone così adesso, che esatto, è come quello hardcore. Perché secondo me è hardstyle 100%. Si è creato un nuovo genere. Allora, cerchiamo di far capire anche all'ascoltatore medio di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di due generi musicali, l'hardcore e l'hardstyle, che suonano diverse, e l'hardstyle viene dall'hardcore alla fine, cioè hanno la stessa nascita, punto di nascita. È una cagata pazzesca! Esatto. Allora, a me sembrava molto hardcore come pezzo, molto lento ma molto hardcore. Però non è hardstyle. Non è hardstyle, secondo me no. Come no? Cioè, lo reputo hardstyle. Adesso c'è questo mega dibattito, perché siamo lì, il confine, c'è lì, questa raw style. Una cosa sovrappone all'altra. No, perché io adesso... Sì, raw style, ok, sempre hardstyle, però ragazzi, questa la supera. Io... Cioè, questa è softcore. Se posso far capire all'ascoltatore alla gente che non sa niente di queste... Io non ho capito niente. Cioè, facciamo un esempio un po' più terra-terra. Io l'unica cosa che so, le gomme hard, le soft, cioè quelle... Vabbè, speravo che mi dicevi hardcore, tipo il porno hardcore, sai, you porn. E anche lì è tutto collegato, anche... Quindi certo, poi avremo modo di parlare anche di porno con i nostri anche artisti. Anche di porno raw. Anche perché io so che il Blaster oggi mi ha telefonato e mi ha detto: ma quindi fare il DJ si scopa. No, e quindi questo è un argomento che poi tratteremo. Perché... Tu mi hai detto che loro, mi spiace, scusate, però no, loro sono famosi a livello mondiale. E sono molto famosi. Ecco, esatto, io però non so chi sono, però se sono molto famosi vuol dire che avranno un seguito di anche come... le rockstar, le gruppi, eccetera, eccetera. Ma non anticipiamo troppo i tempi, Blaster, perché poi ancora un paio di birre prima, rischiamo okay, veramente di troncare e finire subito a parlare del solito. No, sì, invece, okay, stasera, no, stare seri. Invece stasera abbiamo gli ospitoni, quindi Christian, come definisci questa cosa qua? E in più ti aggiungo io una domanda: sarà che chi faceva hardstyle tipo Shotek e questa gente qua mi è rientrata dentro a quella che è la musica dance, chiamalo col suo nome giusto, EDM, a fare musica EDM l'ha un po' messa nel culo a tutti, quindi e quindi si sta cercando in ogni modo e maniera di tirar fuori qualcosa di diverso, perché oggi obiettivamente tu vai a un festival come può essere Tomorrowland, comunque un festival di musica dance EDM e senti casse hardcore comunque in pista. Casse hardstyle. No, quest'anno non hardcore. No, invece qua vi frego. Quest'anno hanno suonato una traccia un hardcore in main stage. Ma è no, sì, un'unica occasione hardcore. Poi occasione, vabbè, un genere molto diverso. Cioè, anche lì c'è. Vabbè, ma cos'è che avevano suonato? Outside Agency, no? No, no. Comunque, per Outside Agency, per fare un esempio un po' più, spero, esaustivo per il pubblico medio che non sa di cosa stiamo parlando. È un po' quello che è successo quando sono venuti fuori i Linkin Park, Limp Bizkit. Sì, okay, sì. Che cos'è? Prima c'era il metal, il rock, classificato come Metallica o... Metallica, Iron Maiden, quelle cose lì. Noi siamo un po' i Metallica, Iron Maiden, quelli old school. Poi sono arrivati questi qua nuovi che hanno mischiato due o tre generi assieme. E sembra che sia anche piaciuta molto questa idea. Vabbè, Linkin Park, Limp Bizkit. Sono stati i primi a fare crossover. E è un po' la stessa cosa. È successo quello. Esatto. E tu adesso, allora, domanda un po' più ad Art of Fighters.
Che tanto io sono un fan dei loro live incredibili. Allora, incredibili. Allora, tu quindi come l'hai vissuta questa cosa? Cioè, nel senso sei contento o ti becca male? Cioè, per te la concorrenza. Sono appena uscito da delle sedute con lo psicologo perché l'ho vissuto talmente No, però guarda che alla fine farsi curare la mente è comunque importante, quindi non sono soldi buttati via. Infatti, perché non usi questo consiglio che ti sei dato da solo. Io spendo una valacca. Non funziona neanche troppo. Allora, quindi cosa vuoi sapere da questa cosa? Io direi che basta con la cazzata del dibattito hardstyle hardcore. Io so solo una cosa, che quando è che vedremo finalmente una collaborazione fra Sick Squad o Art of Fighters con per esempio Steve Aoki? Quando gli asini voleranno. Ecco, e con questa io volevo ascoltare il primo pezzo che ci ha portato qua la coppia Jacopo e Samu dei Sick Squad. Io qua vedo che un titolo che c'è scritto Amputation. Tanto già il titolo è molto hardcore, perché non è che parla di... Beh, ma noi non facciamo cose frocesche. Com'è? No, frocesche. Gay friendly. Noi non facciamo hardstyle. No gay friendly. Quindi, come è nato questo pezzo velocemente? Chi è che ce lo racconta? Chi si ricorda? Quando è stato creato? È nata che abbiamo incontrato per caso System Free prima di un Ground Zero. Mi piace perché se la sta inventando adesso. No, è la verità. Se la sta inventando adesso. Noi siamo cresciuti al Number, come diciamo prima. Io ascoltavo System Free al Number. È chiaro, con Keep on Fucking. Abbiamo fatto anche il remix di Keep on Fucking. Certo. E abbiamo incontrato lui, non sapevo neanche chi era lui. È nata un'amicizia, abbiamo deciso di fare un disco insieme ed è Amputation. Bella. E allora ce l'andiamo a ascoltare. Vai. Compensations on location, corporation, education, isolation, circulation, amputations, vice pressure, compensations on location, education, isolation, circulation, amputations, vice pressure, compensations on location, corporation, education, isolation, circulation, amputations, vice pressure, compensations on location, education, isolation, circulation, amputations, vice pressure, compensations on location, corporation, education, isolation, circulation, amputations, vice pressure, compensations on location. Amputation.
Questi sorrisi che sentite erano di Jacopo, che stava ascoltando attentamente col suo collega Christian la qualità dell'audio. Analizzando la traccia. E allora io partirei con la trasmissione vera e propria, perché io, a parte che non definisco hardcore neanche questo. Non è hairstyle, no. No, non è hairstyle, però c'è gente, sì, che non è hardcore. Ma ha suggerito, è chiaro, che, cioè, c'è un nome anche per questo genere. Allora, generalizziamo in Frenchcore. No, sickcore, questa qua è sickcore. Finiamo in sickcore. C'è una piccola differenza. Sickcore. Mi viene in mente Sick Squad, e quindi loro hanno creato questo genere. Oh, ma sei troppo intelligente. No, è per far capire bene come funziona. Ci siamo un attimino staccati dallo standard, visto che a noi piace l'hardcore, ma volevamo farlo a modo nostro, e non è neanche Frenchcore, perché sostanzialmente non è come quella che fanno in Francia, e è nato questo genere un po' più aggressivo del solito. Genere che comunque è già riconosciuto tra il pubblico, o siete in una fase di proposta? Ma noi promuoviamo da anni ed è abbastanza consolidato. No, ma che abbastanza, è consolidato. Perché lo diamo per consolidato. Se una persona che non ci ascolta va ai festival in Olanda, trova tutte persone tatuate simboli hardcore, che è il Master of Hardcore, il simbolo della New Fight, i simboli un po' più old e i simboli della loro faccia. Quindi, perché loro hanno proprio creato un nuovo genere che non è hardcore, non è Frenchcore, è sickcore. Cioè, hai capito? C'è della gente con il vostro tantissimo, con il logo e non con le nostre facce. Con il nostro logo tatuato che pubblichiamo una settimana sulla pagina ufficiale, c'è tantissima gente che ogni mercoledì ne postiamo e per tutta la vita vanno il nostro logo addosso. Oh, fantastico. No, ascolta, tu sei, a parte è fantastico, però tu sei veramente uno che fa parte. Adesso tirati sulla la manica, vergogno. Guarda, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Sì, sì, c'è chi ascolta la Sickcore e c'è chi ascolta Elvis. Tu ci hai tatuato Elvis e c'è un sacco di gente che ha tatuato il logo dei Sickest. Infatti, detto. Fantastico. Allora, cosa facciamo, Wally? Partiamo con... E intanto la regia ci propone anche le foto per farci vedere che non è un fake. Visitate la pagina www.facebook.com/thesickersquad. Allora, slash Art of Fuck. Comunque basta. E anche slash Utopica. Ma comunque basta. Slash porno per tutti. Comunque io consiglio pornmd.com, che è un motore di ricerca che funziona come YouTube, come Google. È esperto di questa cosa. È velocissimo, segnati, Christian. Perché ai ritorni dei party viene buono quando non si porta a casa niente. XNXX è il migliore. No, questo praticamente ti spiego. È innanzitutto. Non picchiatevi per. No, è. Innanzitutto... Non ci siamo picchiati noi per l'hardcore, la style, no, cioè. Ma forse più importante, no. Allora, poi avremo modo di avere qua in diretta anche un esponente del cinema porno. Però la verità è che pornmd.com è come un motore di ricerca, funziona come Google, è leggerissimo. Che mentre guardi il porno ti sbagli con tu scrivi, ho la categoria tipo Squirty R e queste robe qua, oppure il nome della vicina di casa, oppure il nome di qualsiasi cosa, è come googolare, esatto, e googoli nel mondo porno. Quindi ricordate tutti pornmd.com. io partirei e non segatevi troppo che diventate ciechi. Esatto. Io parlerei, iniziate a fare i DJ, che si scopa a fare i DJ. Il messaggio che vuole dire Christian è cosa? Non era programma. E dopo questo ascoltiamo. Allora, il messaggio che vuol far passare Christian è allora ragazzi giovani, iniziate, sì, a fare i DJ, perché sì, perché si dorme poco. Allora, partiamo con la trasmissione. Siamo vera ancora in fascia protetta, e facciamo finta. Ma infatti lui è un signore. No, però poi ho delle domande da uomo della strada. E dopo gli facciamo anche le domande della strada, perché la gente conosce i DJ. Lui addirittura, Christian con le maschere, i Sick Squad con i capelli, i Sick Squad sempre cattivi, però nessuno. Dopo se vuoi ti faccio i mimi di quando suonano uno. Nessuno conosce il lato vero di questa gente, quindi noi stasera Blaster. Sì, io sono curioso, cioè curiosità, come si svolge la vostra giornata tipo, dal lunedì al
al venerdì. Domenica di solito. Sì. Allora, io partirei con i Sickest, che sono una coppia di amici e immagino che voi vi divertiate tantissimo durante la giornata. Beh, oddio. Tutti avete un immaginario un po' sbagliato, strano, cioè. Sbagliato. No, ma DJ. Allora. No, io per quello no, appunto, te l'ho chiesto. Il discorso è che per fare questo lavoro ti devi fare un culo pazzesco in studio. Di conseguenza in settimana la maggior parte della settimana passiamo come dei nerd chiusi in studio davanti al computer a fare musica. Cioè la gente pensa che tutte le sere andiamo in giro a ubriacarci, mignotte. No. Solo il venerdì e sabato. Solo sabato. Esatto. Solo pagati. Okay. Solo, esatto, usciamo di casa se ci pagano. Ok, altrimenti la vostra vita quotidiana è stare davanti al computer. Come stasera. Produrre, ascoltare quello che fanno gli altri. Se non ti dedichi al 100% a una cosa di queste dimensioni non andrai da nessuna parte. E vai. Quindi, tu a che ora ti alzi al mattino per dedicarti? Mezzogiorno. Perché non è vero. Non è vero che i DJ fanno una bella vita, la fanno di merda. No, ma guarda che non vuol dire. Non vuol vado dire a letto alle 3 tutti i giorni. Se lui lavora davvero fino alle 3 perché la sua mente è sempre presa da questa cosa. Ma il massimo ma che abbiamo fatto. Fare la spesa. Cioè, anche, vivo da solo, faccio tutto da solo. Ho provato a fare anche 30 ore chiuso in studio. Sono uscito dopo 30 ore, ho dormito un'ora. Solo l'ho fatto per fare un pezzo, cioè quanta dall'inizio droga, fino ho fatto 29 quanti pezzi ti sei fatto intanto che facevi? Allora Blaster, lui si alza a mezzogiorno, però il Samu, che per esempio è una persona seria, che si alza a mezzogiorno e mezzo, sta passando da uno all'altro sperando di trovare una persona seria. No, è impossibile trovare un DJ che si alza alle 8 del mattino. Diciamo neanche il Nardelli, che è uno serissimo. Diciamo che la giornata tipo, comunque, ti alzi con calma, fai colazione. Sì, con calma. E poi si va in studio. Sì, il problema è ti alzi con calma, ok, però quando inizi non sai quando finisci. Capito? Cioè, la giornata può durare anche 10 ore, 8 ore, 20 ore. Allora, diciamo che la cosa bella è che sei il leadership di te stesso. Sì, esatto. Cioè se noi facciamo non c'ho così. Voglia di andare in studio tipo lunedì vado, la gente va al lavoro e io lunedì me ne sto sul divano tutto il giorno, la faccia vostra. Ah, e qua Blaster no, ce l'aveva con te. No, non è mica vero, perché no, comunque la faccia vostra di tutti. Cioè, alla fine, ok, però mentre io vengo a una tua serata, io lavoro. Tu chiaro. Stai lavorando e esatto. Io sto ballando. Però sono anche pagato per divertirmi. No, è il tuo lavoro. Non sempre ci si diverte, dai. Cioè, spesso ci si diverte, ecco, molte volte non ci si diverte. Ma la anzi. Cosa che ti volevo dire, volevo chiedere: cioè, capita la sera, la volta che cazzo. Non ne ho voglia. Non ne ho voglia. Due settimane fa abbiamo fatto sabato a Innsbruck. E fa 2 ore e mezza di volo andare, 2 ore e mezza di macchina. No, 1 ora e mezza di volo andare, 2 ore e mezza di macchina. Ho suonato, sono tornato subito dopo al party, 2 ore e mezza di macchina, aereo, Milano, treno, Lyon, 5 ore di treno. Ho suonato, ho dormito 1 ora, mi sono buttato una bottiglia di vodka e sono tornato a casa. E la domenica non c'avevo voglia di morire, basta. Hai capito? Vedi? Che vita. Vedi, tu quel weekend ti sei riposato, noi abbiamo fatto tipo 11 ore di treno, 3 ore di macchina, 4 voli, eccetera, eccetera, e dormito un cazzo. Ma stavo cercando di drammatizzare. La vera cosa è che non prendono neanche tutti questi soldi. Beh, per fare tu quanto vorresti per fare sto giro? In un weekend? In un giorno. In un giorno. E lavorare. Beh, suonare un'ora sabato, un'ora la domenica, no, in quel caso. Va in bene, quel facciamo il confronto col tuo mestiere. Allora loro vanno a suonare e tu a lavorare. Sì. Quindi tu devi fare tutto questo giro, arrivare là e scaricare bancali per un'ora. Quanto vorresti per fare il tuo mestiere nelle loro condizioni? Andare là e scaricare bancali per un'ora. Sì. Però tipo dalle 7 alle 8 del mattino, oppure dalle 4 alle 5 di notte. Beh, vabbè, insomma. C'è gente, io ho amici che alla mattina quando torno dal party che ancora dobbiamo fare colazione, loro si alzano per andare dalla donna, insomma, al lago a farsi i cazzi propri e noi torniamo dal party. Hai capito che questi sono eroi. Non sono persone adesso, qualunque. A parte gli scherzi, io per uno sbattimento del genere 3 o 4 mila euro li vorrei. La faccio un cazzo. Volevo scaricare anch'io i bancali per un'ora. Minimo. Ma loro ne prendono di più, fortunatamente. Quindi
E qua vedo figa, tutti delle facce, cioè chi guardava per terra, chi guardava in aria, ma che cos'è sta roba? Poi tra l'altro io i bancali mica li scarico a mano col muletto. Ah, quindi sei anche facilitato, cazzo. È come se suonassi senza cuffie. Comunque, ma anche loro adesso poi suonano col poi sync, quindi no, sono agevolati. No. No, poi, esageriamo, stiamo andando sul personale qua. È una cagata pazzesca. Memoria visiva, io gli darei 7. Perché l'ha sbagliata per di poco. Allora, loro suonano col sync, ma semplicemente ancora per un motivo. Sync. Ti mette male addosso. No, anch'io adoro il sync. Suonano col sync perché col sync. Io adoro gli N-Sync diversi. Perché ti permette di far finta di suonare, no, di distruggerti prima e quindi puoi bere, puoi divertirti, eccetera. Allora, eccetera. Questa è una grande verità, perché prima con i vinili ci dovevi stare molto attento su quello che poi ti davano solo birra da bere per i vinili. Infatti, quindi la finestra dove potevi alcolizzarti era esatto, più ridotta. Più breve, invece adesso è più col sync, cioè meno rischio. Ma di è stato inventato per quello, no? Meno rischio di sbagliare e clamorosamente. Col sync ti danno la ti volta. Danno la volta. Meno sbatto, capito, Blaster? E più rendimento. Bravo. Quindi non usate il sync, cazzo. No, usatelo perché vi rende molto comoda la vita. L'importante è che abbiate già dimostrato di essere già capaci. Perché oggi col synth alla nonna. Cioè, oggi col synth suona anche il negro. Sì? Io ti garantisco. Io suono ad occhi chiusi. No, io ti garantisco che se gli togli il synth a lui non ne prende mezza. Non è vero. Ma non, cioè proprio lontanamente. Poi magicamente prende il synth e lui è bravo. Col synth è bravo. Capito? Diciamo che col sync sono a livelli da ultra music record, proprio a livelli imbarazzanti. A livelli di Ghetta, imbarazzante, esatto, così che si stoppa la musica. No, appunto, voglio dire, senza sync sono a livelli di Ghetta. E lui è col sync, quindi è partita una melodia a sorpresa. Ecco, cioè, vedi? Ha ucciso l'atmosfera in un secondo. Questa cos'è? Questa è un momento segreto. È più lenta dell'hardcore normale. E questo è di recente costruzione. Lascio anche un messaggio importante. Allora aspetta che te la prepariamo. Vai. No, messaggio di Christian Nardè. Ah, pensavo pezzo, che stavi sì, dicendo sì, di vendere, no. Di comprarla. Oh, ma come? Qual è il messaggio? Ma è in inglese, io non lo so. Bello il nuovo pezzo di Art of Fighter, però bello, sì. È anche un po' malinconico. Cosa c'è, Christian, in questo periodo? Cosa c'è che non va? No, ma è una mia caratteristica. Cioè, cioè tu sei beccato male per caratteristiche. I miei amici mi dicono che quando scrivo le melodie ho un gatto attaccato ai coglioni.
Ecco. Effettivamente rende abbastanza e, l'idea. Perché piace. Sì, piace. E la cosa strana è che a tanti becca benissimo. E quindi dopo andremo a capire anche le attenzione ragazzine che vi volete fare Christian quando lo vedete suonare. Tra poco Christian ci svelerà le sue perversioni. Però lasciamo passare una ventina di minuti, cosa dici? Sì, arriviamo almeno dopo la prima ora. Sì, 10:30. In orario esatto. Fascia protetta 10:30. Wally, ti piace il nuovo pezzo di Art of Fighter? Ma no. Non dico bugie se tutti i pezzi, a parte un paio che hanno fatto tutti e tre, non ce n'è uno che non mi piace. Figa, sei incredibilmente falso. Grande. Dai, dopo ti do un limone dopo, dai. Loro lo sanno. No, io tra l'altro non sono gabber, però mi piace la bella musica. Io tra l'altro devo dire, ho pagato profumatamente per dire questa frase. No, beh, io per tanto tempo ho ascoltato hardcore. E l'hai anche suonata e prodotta, non far finta di niente. E praticamente devo dire una cosa, vabbè, Christian, te è una certezza, cioè da anni che non ne canni una. E tra l'altro poi volevo sapere cosa prendi per fare così, perché c'è qualcosa che non va, tutti vanno giù prima o poi, e io sto aspettando il giorno che vai giù, che galleggiano, e invece te stai tenendo botta da veramente tanto tempo. E poi i Seacast, che io incrociavo sempre alle feste e tutto quanto, e che poi magicamente sono diventati i Seacast con un loro genere musicale e queste cose qua. E quindi io mi sono anche dimenticato che cazzo stavo dicendo. Sono partito troppo lontano. Blaster, questa è colpa tua. Non ci credo. Allora, dai, tiriamo duro. Ci sono 14 minuti per poi iniziare. Mi hai messo fretta, è tutta l'ansia che ci metti l'ansia. Io mi sono rotto i coglioni, no, parliamo 14, un po' di fighe. 14, no, ci siamo promessi di andare di, no, fighe. Allora fai ancora una domanda tecnica, che così tiriamo 14 minuti poi ci divertiamo. Una domanda polemica. Tecnica di che senso? Tecnica, fagli qualche domanda che non c'entri col sesso, ma che c'entri col loro mestiere. No, ma che c'entri col loro mestiere? Da disc jockey hardcore. Cioè, non lo so, non è... il loro lavoro, già il fatto che chiamano lavoro party, cioè mi sembra una cosa positiva. A te becca bene. A me becca benissimo. E che curiosità hai su di loro? Vabbè, faccio io delle domande. Vai. Che magari gli ascoltatori sono interessati, voglio togliere quei pallini. Non domande a cui... perché vi chiamate Seacast. No, le cose che a tutti piace sentirsi. Farò una domanda e poi risponderanno. Va bene. Ma con i DJ si scopa? Quella dopo. Quella c'era in elenco. Sì. Partiamo da Samu. Miglior party in assoluto. Oddio. Oh. Ne devi proprio scegliere uno, il più ma bello. Ma dove abbiamo suonato o dove sono andato a ballare? Perché il miglior party in assoluto è Climax, per me. Ok. Dove sono stato come spettatore. Allora, facciamo così. Miglior party dove... cioè, secondo te il miglior festival al mondo, di qualsiasi genere, e il miglior festival dove suonare? Allora, festival dove sono stato, non al mondo, perché posso dirti solo quelli dove sono stato, Climax in assoluto. Suonato penso Decibel. Jacopo. Penso. Jacopo. Ma dipende, come estetica sì, il Decibel spaccava i culi. Per come ci siamo divertiti, secondo me fra un Dominator e un Monegros quest'anno se la giocano bene. Più del Defcon, non avete suonato il Defcon? No, dovevate suonare. Christian qua apre un libro, via. Addirittura. Parti più bello dove sono stato? Credo casa Antip in Ucraina. Chi? Casa Antip, ma sì, è quello dove volevo andare io. E ne parliamo sempre fra 14 minuti. È quello dove ci sono le fighe. Ma lo so, ma è quel party dove si tromba di brutto. È un bel la festa dei singoli. È un bel concept. Come che lo chiamano? La patria dell'amore, no? La Repubblica di casa Antip. La Repubblica dell'amore, sì, volete. Perché hanno una loro moneta, hanno delle loro regole, hanno un loro presidente. Le storie sono un po' esagerate come sempre. Questo però è quello che c'è scritto, sì, su internet. Però è proprio bello, perché praticamente
praticamente tu arrivi ed è pieno di mignotte. Hai trombato. Hai trombato. Hai trombato. Di la verità. Purtroppo no. No. Buh, cioè, buh. Mi si è persino fottuto il coso. Non ci credo. Non vanno neanche più i campioni. No, veramente non hai trombato al Casanti. No. Sono abbastanza sfigato quando vado in giro. No, ma come? No, aspetta, aspetta. Non ci credo. Aspetta. Aspetta. Allora c'ha l'amorosa. Momento serietà. C'hai l'amorosa? L'amorosa, sì. Qua. Figa, c'ha l'amorosa. Qua stiamo parlando di un ragazzo nato nel 1982, giusto? 81. 81, un po' più vecchio. Che persona comunque che anche tu, Blast, definiresti vincente, perché è riuscito nel lavoro a cui che gli piace, ha fatto del suo lavoro ricchezza e passione, però è andato, una volta l'hanno bucato per il Casanti e lui ha detto, si è strofinato le mani e ha detto, e detto no, proprio a me, e ha detto io adesso vado su e trombo, non ci credo, è arrivato su. Invece no. Non ha trombato. Ma io non ci credo. Non ha trombato. E quindi hanno trombato se, tutti a Casanti. Se vai al come si chiama? Se vai al Casanti. Però aspetta, e prima trombi, ma dici di non aver trombato. Allora, no. Non dipingiamolo per quello che non è. No, beh, in ognuno di noi c'è un caso umano. C'è, esatto, c'è un modo per scoprirlo. Certo, e adesso un i nostri gruppo di medici si sono resi volontari gratuitamente. Sì, certo. Per stilarci una lista dove noi potremmo vedere se in Christian, questo ragazzo di cui vi narravamo prima, è un caso umano oppure un caso è, tipo. Oppure è uno della Repubblica del Casanti. Quindi iniziamo con le domande, ma io partirei dalla seconda. Sì, sì. Se sei uno sfigato sei un caso umano. Se sono uno sfigato o sono un caso no, umano? No, se sei uno sfigato sei un caso umano. Te puoi dire no, non sono sfigato, sì, sono sfigato. Ah, ok. Ma sfigato nel senso di proprio sfigato, quindi non mi rispondersi no. Subito. Ah, okay. Se no. Sei no. Vado avanti o non? Sì, sì, vai avanti. Se sei un finto reggae, sei un caso umano. Direi di no. Aspetta, adesso un po'. Vorrei tanto per i capelli, no, ma no, non saltare subito. Fai leggere un paio di uomini che legge quelli che ho scritto io. Ce n'è scritto un paio di sabato sera. Figo. Se prendi i sacchetti per la differenziata colorati e sei daltonico, sei un caso umano. No. Queste tra l'altro sono tutte cose che è successo della gente, quindi non sono caso inventata. No. Allora. Allora. Se ti chiami Scicchitano sei un caso umano. No, Scicchitano non doveva dire. No, dai, non si dice. Allora, ciao. Ah, ciao Luca Scicchi. No, dai, non fare così. Allora. Questa è brutta, gliela voglio fare io. Vai, fagliela tu. Se ti scopri un caso umano, sei un caso umano. Dovessi prestare la lista almeno. No. Fai ecco. Un'applicazione, fai elettroshock in app, così almeno uno controlla mentre lì in serata. Che no? Casino. Allora. Se sei un bullo, sei un caso umano. No, direi di no. No, non è un caso umano. Se sei un morto di figa, sei un caso umano. Secondo me è un caso umano. Me l'ha scopato, eh? No, sentiamo la versione di chi si vede da dentro. Sei morto di figa? No, dai. No. Qua allora, tutti li hanno battezzato come morto. Se sei un poser, sei un caso umano. Sei un poser. Un solo po' la poser. Sei un poser. Con la parrucca, sì. Beh, però da normale no.
Se sei un ultra, sei un caso umano. Ultra, quelli ultra dei, America. Quelli degli stadi. Forza no, Juve. No. Non, a Christian non piace neanche il calcio. Non piace il calcio, neanche a me. Beh, essendo in Italia un po' da caso umano. Sì. Non piace il calcio. Effettivamente questa la dobbiamo aggiungere. Esatto. Se non ti piace il calcio, sei un caso umano. Sì, tanto io ce l'ho tutto. Cioè, non sì. È che a me non me ne frega il calcio. Io ce l'ho quella giusta. Se ti spogli nudo, se sei talmente hardcore che sbagli uscita dell'autostrada, sei un caso umano. Okay. Allora, spieghiamo agli ascoltatori che cosa è successo. Abbiamo sbagliato uscita perché il negro nel momento, il negro nel momento di, in cui dovevamo uscire dall'autostrada, ha pensato bene di scrivere no, l'indirizzo è cambiato. Abbiamo messo l'indirizzo nel navigatore, siamo usciti a Fidenza. Sì, all'inizio ci dava tipo 3 ore qualcosa. Sì, esatto, stiamo andando bene. C'è una città sconosciuta. E sì, dai, è abbastanza caso umano questo. Questa era molto sì. Caso umano. Quindi in Christian l'abbiamo trovato un po'. Sì. Adesso il tocca sentimento. Agli altri due. No, adesso io introduco primo pezzo. Ma non metto. Ho sbagliato qualcosa. Sì, sì. Non ho tolto. Non ho tolto il warp. Adesso è giusto. Allora, questo è un pezzo di Secret Squad. Il titolo è Children of Core. We are not.
dei Chic Squad con Never Quiet, con il nostro caro amico. Con la bocca di tutti. No, no, Never Quiet. Aspetta, non fare casino. Con chi? Never Quiet, che è un vostro amico, amico e collaboratore, che... collega e tutto. Sì, lavora anche con la Prospect. È italiano? Sì, di Milano. Di Milano, del ghetto, della zona lì. Sai, siamo tutti milanesi. Infatti, è un'altra domanda. E zitto, te che lavori a Milano. Lui è un po' tagnaro. Altra domanda per gli spettatori. Sì, 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 no. Aspetta. Ti volevo ricordare che è scattate le 22:30 e non siamo più in orario protetto. E dopo partiremo con la rubrica sessuale. No, si entra nell'ora hardcore. Ok. Allora, miglior artista e dove ti sei scopato la migliore? È un fan il Wally, continua a fare domande serie. Qua ce n'è già una che entra nell'hard. Comunque io so che comunque la Giada si chiamerebbe Dantert. Sì, vabbè, ma anch'io mi chiamerei molti DJ. Ok. Ammetto. Ok. La tua DJ femmine preferita era la domanda. No, ma cosa? Ma dove è uscita fuori questa? No, miglior artista con cui hai prodotto una canzone, oppure che te reputi il migliore di tutti. Ah, ok, meglio così. E dove hai fatto, dove ti sei fatto la miglior tipa in passato? Madonna. Adesso, ieri, ma domani. Cosa c'entra la tipa con il miglior produttore? Non c'entra niente, cioè, che domande quello sono? Allora, partiamo con la prima. Beh, il miglior artista non è hardcore. Spara. Sì, sì, no, va bene. Il tuo migliore artista. Utopica. Prodigy. I Prodigy. Jacob. Afex Twin. Christian. Noisia. Noisia, che tra l'altro ho visto al contrario è Vision. Non so se la sapevi. Sì, certo. Paura. Sì, certo. E cos'è? Qual era l'altra domanda? Dove ti sei fatto la miglior tipa? No, a che parte? Cazzo, intendo? Difficile. Party, no, vabbè, parte non si può dire, dai. No, no. No, vabbè, ormai si può dire. Cioè, ti paghiamo. Ok, scusa, allora posso dirlo. Figa. Tutto, cioè, in base a quanto ci paghi. Però. No, bisogna. Vabbè, allora, dite il paese, tanto io vi azzecco il party. No, beh, comunque. Oddio. Non è così semplice, non è così semplice, so, ma queste sono innanzitutto domande da negro, ce ne sono tante di fighe da parti. Sì, ok, ma direi Spagna. Comunque Spagna, voto la Spagna. Spagna anche per Jacopo. Voto la Spagna. Avevate dietro un sacco di contanti quel weekend. Ci avevano appena pagato. Sempre dopo essere stati pagati. E Christian, Italia. Secondo, avrei detto Kazanti. Wally, te le hai chiamate tutte? Io, sì, no, io l'ho chiamato un po' tutte e tutti i parti. Però diciamo che adesso mi trovo bene con una Brianzola. Dai, un po' di musica, smettiamo. Dai, basta. I Wally si trova bene in Brianza. I Wally si trova bene in Brianza. Eiaculazioni senza sprechi. Allora, fermati. Sarebbe iniziato a parole e prossimo. No, non è vero. Allora, partiamo con le domande serie ai nostri ospiti. Parti da Art of Fight a Cristian Niandelli. Te hai un'idea, te la sei? Niandelli. Te hai un'idea? Quando fai una serata, ci sono delle ragazze che si propongono. Se sì, puoi scegliere. Tu sì, tu no. E se la persona delle sfonga. Puoi scegliere anche per dire te venite tutte e tre. Tu solo tu. Te cosa fai? Cioè, io voglio tutto. Fa parte del contratto, cioè appena arriviamo in serata. No, quella è un'altra domanda. Sono le signorine nel menù. E poi un'altra domanda volevo sapere, che magari potevo farla anche prima questa. Visto che voi arrivate, hotel, tutto, avete dei vizi tipo, non so, voglio 6 bottiglie in scala di vodka? No, tra l'altro hai buttato lì un argomento interessantissimo, perché quest'estate su Facebook c'è stato grande polemica. Occhi. Perché era uscita la lista. Quello di Occhi con le mutande, che ti devono comprare le mutande, i calzini. Esatto, perché, ma io sapevo anche di Ghetta che faceva selezionare gli Smarties tutti blu. Per stare in tenda. Ma non solo lui. Afrojack che vuole, no, gli smart solo la Bugatti, mi sembra, come macchina. Gli Smarties tutti blu non l'avevo mai sentito. Mi piaceva selezionare a mano. Pensa allo stronzo che lo sai di video di cazzo.
Sì, però se parli da Udine non ti sentiamo. Pensa che c'è un DJ, non mi ricordo chi adesso, che in questo foglio qua di richieste che si chiama, che hai anche tu. No. E che dopo Art of Fighters si svelerà. Ce l'abbiamo. C'era questo DJ che nelle richieste varie c'era scritto che il tipo che lo aspettava in aeroporto appena lui arrivava doveva consegnargli una banana. No, vabbè, ma davvero. Voleva un cesto di banane in console mentre suonava, perché aveva bisogno di proteine. Chi è? Radium. Per via delle banane, però hai fatto una battuta bruttissima. Hai associato una persona a una scimmia, venendo tu dalla razza più vicina alle scimmie. Esatto, cioè io e lui siamo quasi parenti, quindi. È per questo che l'hai riconosciuto. Ma di richieste assurde ce ne sono tanti, ma quello di Aoki è stato il peggiore. Quello di Aoki, il peggiore. Ma il peggiore che conosciamo noi. Con i soldi che prendi, allora, devo comprare anche le mutande. Allora, a me purtroppo, adesso qua ve la butto lì. No, a voi, a me purtroppo, dandovi contro, o forse ragione a Christian, io sono a favore di queste richieste. No, sono a favore di qualsiasi richiesta sia concepita dentro uno show e dentro, indifferentemente da quello che sia il cachet. Cioè, nel senso, io prendo 100.000 euro quella sera, voglio fare uno show che voglio avere tutti gli Smarties blu, o altrimenti bottiglie di champagne, cioè comunque me lo posso permettere, sì o no? La domanda è ni. Ma non devi mica rispondere a te, Wally. Wally, tu sei un no, era per lui, cioè, la domanda era per lui. Hai indicato me, sto no, male. Sì, ma tanto gli altri non l'hanno visto. Non ci vedi più, come no, è indicato Christian, poi non fare sempre l'egocentrico. Beh, a me mi hanno scambiato per Meccano Twins e Mad Dog, e ho anche autografato insieme. No, tu sei Meccano Twins e Mad Dog. Ma 69 Mad Dog, tra l'altro, al trilogy dell'anno scorso, che era il trilogy di Mad Dog, e quindi lui era solo in giro. Oh, Mad Dog, sì, fammi un autografo, gliel'ho fatto. Un altro al Florida, ma pensavo fossi Meccano Twins. Allora, e gli ha dato un limone. Sì, ma guarda che comunque c'è sempre gente in condizioni che magari vado lì e mi dicono che sembro Richard Gere, cioè, e te la fai anche, fai te. Allora, Christian, dove, qual era la domanda? Momento serietà. È giusto, vero? Richieste bizzarre. Non bizzarre, però qualcosa artistico. Qualcosa che vuoi che ci sia quando suoni tu, magari più una bottiglia d'acqua. Piuttosto che la Perrier, un alcol quelle richieste lì. E tu ce le hai soprattutto? Beh, certo. Cioè, tipo avere da bere in console. Ma avere da bere in console è una delle tue richieste. Certo. E poi? In camera niente coperte, niente niente cuscini, niente candela alla lavanda. No, quindi non sei. Fortunatamente non siamo così. Noi siamo hardcore. Così famosi e noi siamo hardcore. E noi siamo hardcore, quindi queste richieste. Cioè, quindi non viene dato a voi questa cosa. Ma questa... non se neanche mai messo a chiederlo. Chiediamola, però c'è qualcuno che fa un po' di richieste assurde. Tipo non si dice. Dai, c'è qualcuno nell'hardcore che tenta di buttar lì 5 stelle, le candele alla lavanda in camera piuttosto che l'uomo mascherato. Allora, no, almeno lui non le chiede le candele alla lavanda. Se vuoi le candele alla lavanda in camera, sei un caso umano. Sì, è molto caso umano. Cioè, almeno la vaniglia. Sì. La lavanda. La vaniglia. Ma quindi a voi, non ho capito, qua il sentimento è che non è giusto, perché è un approfittarsi. No, non è che non è giusto. Dipende, qualcosa ci sta. Se chiedi, ti danno, chiedi, perché no? Cioè, euro, sei Ghetta e dici io voglio avere, cazzo ne so, i petali di rosa sul pavimento. Quando entro te li danno, tu chiedi, te li danno, bella storia. Adesso Occhi si fa dare 6 torte giganti da lanciare sulla gente, e perché era nata, come una volta ha lanciato un pezzo di torta a un tipo, e adesso lui si fa preparare un vassoio con 6 torte giganti da lanciare sulla gente. Ho qui proprio le richieste di Occhi, quindi sono fuori dal normale. No, io l'ho letto a bocca aperta, sono rimasto. Allora, io continuo a dire che io sono d'accordissimo. Se io voglio una scimmia che parla cosa in camera, cosa vorresti te? Io vorrei un giaguaro.
Beh. Accarezzare tra una traccia e l'altra. Vorrei un giaguaro, vorrei un giaguaro addormentato che mi fa le fusa, allora, mentre gli la richiesta più bella l'ha inventata l'ND, sì, il suo amico, sì, newyorkese. Io lo conosco anch'io, lui. Grande. Praticamente lui dice: se mai diventerò così famoso da poter avere queste richieste, io voglio 6 nani e 6 modelle svedesi alte almeno 1,90 m e una limousine. E la mia entrata sarà nano, modella, nano, modella, nano, modella, e alla fine arrivo io circondato da tutto sto son baradam di cose. A me basterebbe un nano tatuato come me, me lo porto in giro così. Mini me, te vorresti un mini me da mettere in console. Il sì, mini caro. Jacopo, bellissimo. Mini me. Ma ne abbiamo parlato una volta, c'è un sito anche rentamidget.com e affitti un nano. Affitti un nano, ma te lo tatuano anche. Beh, magari pagando. Con le me. Pagando, sì. Chiedere richieste speciali. Guarda che facciamo. A me, a me, no. Facciamo, io voglio anch'io 6 nani in diretta elettroshocking anche. Cosa ci fai con i nani? E gli facciamo delle domande, domande porno. Cioè, facciamo vedere per quanto ce l'hanno lungo, se scopano tra nani o anche. Dai, mi fai schifo, Blaster. I'm not.
Allora, remixone dei Meccano Twins di che traccia, Christian? Di l'originale di Destroyed. Ok, ed è un pezzo dubstep. Dubstep, sì. Dubstep perché loro hanno rivisitato e rifatto come gli andava loro. E è già uscito questo pezzo. Ma I'm free download sulla pagina Facebook. Ah, l'avete proprio regalato. Sì. Opera di bene anche, quindi di opera di carità. Opera di carità, quindi dov'è che la gente lo può scaricare? Lo metteremo su Facebook. Facebook è quella cosa con la F bianca dentro il quadrato blu. Bravo. Ok. Esattamente. Vai alla pagina Meccano Twins. Sì. E lo troverai lì. Sì, esatto. Bene, quindi Blaster, scaricatelo. Sì, vado su, sto andando. Allora, è arrivato il momento, finalmente direi, Blaster. Sì. Della rubrica sessuale. Della rubrica sessuale, che nel caso vostro, cioè abbiamo qua i Sick Squad e Art of Fighter. Diventa difficile fare una rubrica sessuale. Io prima comunque l'avevo chiesto. Per i nostri ascoltatori, la rubrica sessuale solitamente abbiamo qua due o tre fighe e le massacriamo di domande sessuali. Stasera siamo venuti noi e non ci sono le fighe. Stasera abbiamo tre manzi, però tre manzi famosi. Quindi la prima domanda che ti viene in mente, Blaster, da fare è? L'ho fatta prima, se si può scegliere chi portarsi a casa. Cioè, allora, partiamo da un discorso. Essere DJ porta comunque ad avere sicuramente delle agevolazioni. No, sicuramente essere esposti, perché sei al centro dell'attenzione anche, cioè, quindi sei esposto. E poi... E poi? E poi io voglio sapere se ci può scegliere, cazzo. È il supermercato che non c'è il menù, non c'è il menù, non c'è. Cioè, cazzo, la gente vi lancia il numero di cellulare. Allora la domanda va formulata così: mentre suonate, come fate a capire quante possibilità avete dopo aver finito? Non dipingiamolo come se mentre suoniamo ci sono le ragazze che si buttano addosso. Non siamo rockstar. Allora, ok, niente rockstar, ma voi comunque, e questo te lo garantisco anch'io che succede, te suoni anche se c'hai la donna, guardi, vedi che ci sono due o tre fighettine in giro e inizi a condividere le tue emozioni del set con quei 4-5 occhi che incroci, solitamente sono occhi. Quindi te ti fai proprio tutto il viaggio, te tutto, durante l'ora che suoni ti fai il viaggio. Come fai a captare i primi segnali? Questa vale la pena di incrociare lo sguardo più di due o tre volte, questa appena finisco di suonare addosso, questo volevo capire. Christian. Perché devo rispondere sempre? No, vabbè, Christian, perché siamo partiti con te. Ah, se mi permetti, torno al discorso del Kazantip, dove? Dove non, non è andata bene. No, però Christian, poverino, è una persona che non sta bene, bisogna aiutarlo. Dipende come tutte le cose, cioè se vai sul palco per lavorare è un conto, se vai... Perché non va più? Non va più. No. È una cagata pazzesca! Allora, dai, dici la verità. Tu hai iniziato a fare DJ per la figa, non per la musica. La passione era quella della figa, non della musica. Giusto? Metà, dai. Allora sei un morto di figa. No, e sei un caso, ma no, penso che sia normale. Le persone quando iniziano a pensare di fare i DJ lo fanno sì per la passione della musica, ma anche per la passione del viaggio mentale che si possono fare. Quindi è normale. Adesso che tu sei diventato veramente, hai fatto della tua passione tuo lavoro, dimmi quante tope si portano a casa durante una serata volendo media, e se ti è capitato più di tre? È che ho le statistiche, tipo lo saprai il numero massimo di numero di ragazze abbordate in una serata, cioè durante una sera. Due e poi le hai concluse in coppia o si sono alternate? In coppia. Oh! E vedi, un'altra cosa è: tu quando vai a suonare, cioè tu o voi, volendo, avete la certezza che a fine serata una da guzzare si catta su?
Beh, ci sono quelle cose, ogni porto un marinaio. Ecco la frase comune. No, il problema è se uno parte tranquillo. Dipende, cioè, quello che vuoi te. Se tu parti tranquillo, vai a casa solo. Tranquillo, esatto. Tranquillo. Dipende se tu, da. Esatto, se tu sei carico, se tu sei carico e se vuoi, la porti a casa, sì, appunto. Sì, no, cioè... Certo, sì, se avete voglia voi. Sì, no, però, no, non nel senso, diciamo, se abbiamo voglia noi, se nel voglia, senso le che possibilità ci sono. Ma quello no, penso cioè, anche un per una persona normale, sì, sì, cioè, no, non dico, è che però se non è, cioè, tu arrivi lì la sera e sì, cioè, è così. E alla fine è così. Cioè, qualcuna che volendo ve la potete portare a casa. C'è sempre. C'è però sempre, sempre. Se cioè, stasera non c'ho voglia, ho voglia di andare in hotel e dormire, vaffanculo tutti. O stasera, oggi giornata di merda, bla bla bla. Invece stasera sono preso bene, figa, vieni che pieno ci di divertiamo. Ale. Vabbè, è come fare i baristi. Uguale, esatto. Di notte come con una ragazza più, fare la modella, cioè. Io sono convinto che comunque partire col presupposto, uscire di casa e dire stasera se ho voglia guzzo, è un po' come, è molto gay friendly. Tornando al discorso, diceva un lavoro di merda. No, ma perché è molto femminile come concetto, se pensi, perché tutte le femmine, se chiedete, dicono io esco e guzzo. Esatto. Quindi voi siete, state iniziando, se sei una donna che esci e dici esci guzzo e non guzzo, figa, sei un caso umano. Allora, io direi che cosa dovevo dire? Dovevi dire la memoria. Alla fine, ok, allora abbiamo capito che si tocca a me la domanda, tocca a me la domanda. Vai. E questa è stronza. Vi è mai capitato di ingoiare il vostro seme dalla bocca di una donna dopo un pompino? No, allora. No, no, non mai. No. No. Allora, quello normale è un altro pelato. Allora voglio spiegare bene la faccenda. Io a vuole è capitato, si vede. Io ho confessato in radio che mi è capitato. Però non è che io ho ingoiato da un'altra donna. Cioè, eiaculazione senza sprechi. Cos'è successo? Questa appena finito mi dà un limone e tu lo senti il tuo. Tu quindi mandare lo spallo e dire no, tu però hai mandato. Però non è ingoio quello. Non dai. È ingoio, No, io adesso ce cioè, se io Samu dei Seekest, per chi stia ascoltando, Samu dei Seekest, tu sai il sapore dello sperma? Oddio. Io non l'ho mai provato come hai fatto te. Dopo ma uno sprechi. Come hai fatto come... te? Cioè, tu non hai idea di cosa cioè, sa. Senza sprechi, ok, ma dopo aspetta un po' a baciarmi. Jacopo. Infatti, allora vai dentro. Le mie ex mi hanno dato che un amaro. Un po' di puntata. Ah, perché devi bere molto succo d'ananas allora. Ma io bevo succo d'ananas tutti i giorni. Non fare il sottone che te l'ho detto guardi. Io, ed è una cosa scientificamente provata. Solo d'ananas. Da la tua ragazza. No, è una cosa scientifica. Già, infatti, esistono delle medicine. Aspetta, perché Wally ne sta dicendo una. Esistono delle medicine apposta che ti danno in farmacia che sono a base di ananas. Cioè, medicine ananas. Per far addolcire lo sperma. E basta, mangi bevi il succo d'ananas che addolcisce lo sperma. E adesso no, ci fanno le creme, ci fanno tutto. Di quello che tu mangi. Io c'ho un'altra esatto, domanda. Dipende anche dagli zuccheri. Vi è mai capitato di beccare una che squirta? Sì. Allora, la squirter. Aspetta, vai là. Ma che squirta a comando? Tocca a me, c'è l'applicazione. Ma nessuno squinta comando. Sì, noi settimana scorsa abbiamo portato noi ce l'abbiamo avuta. Ma facciamo che ha detto no, che lei una che c'ha il pulsante on off. Si deve toccare lei in quella posizione lì, se no non squirta. Ma è impossibile. No, lei squirta solo in autosex. Ma non è capitato. E come ci sei rimasto, bene o male? Contentissimo. Bello, sei tornato? No. Aumenta qua. A che distanza? Che ne so, no? No, la domanda è superava i tre metri a gettata o superava i tre metri di spruzzo? No, figa, hai mandato giù? E adesso ascoltiamo. No, ma tu praticamente, no, perché io voglio capire. Christian, tu hai mai beccato una squirter vera? No. Cioè, tu hai la coppia, ma non hai lo squirt. Mentre tu la coppia non ce l'hai. No.
però hai lo squirt, che secondo me è un valore aggiunto. Sì. Niente squirt. E niente coppia? No. 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 No, ho fatto una tipa. E i due tipi. Due. No, sì, io. E un tuo amico con, sì, una, con tipa. Una tipa. Santa, oppure abbiamo Santa fatto Jacopo. Abbiamo fatto io e Jacopo con una, ma è stata un'avventura alternata. No, ma anche no, aspetta. Una volta in Svizzera ci siamo portati, io mi sono slinguato tutta la sera, una svizzera, una mignottazza. Ce la siamo portata, ce la siamo portata in hotel, però poi era talmente fuori che è stata in mezzo al letto a fan cazzo, a drogarsi. Ci ha svuotato il frigo bar, champagne, tutto quello che poteva bere, piena di droga. E noi a guardarci i cani abbandonati, e noi stiamo i bambini parlando, affamati dall'Uganda, stiamo e sì che scuote senza una sedia in studio. Stiamo parlando di due ragazzi che vengono dai quartieri poveri di Milano. Cioè, non da quelli ricchi, da quelli poveri. Ma tra poveri ci si intende. Ci intende, sai, trovarsi una tipa che ci fa fuori lo champagne nel frigo bar è veramente una roba da poveri. Negli hotel dove vado io c'è il surrogato analcolico, però in bottiglietta da mezzo litro, che sa, no, sa di tipo Red Bull, è una roba che sa tipo di Red Bull, così. Quindi al massimo se viene mi becca quella roba lì da Red Bull. Capito? Allora, è una roba da poveri. Allora, questi ragazzi sono andati, si sono portati un mignottone in Svizzera. Che poi. Il mignottone l'avete pagato anche? No, no, era una di un party. Ah, era un, cioè, era sì, una sì, di sì, un party che è andata in camera con l'illusione di fargli passare una buona serata. E invece poi lei. Loro. Cioè, lei vi ha illuso voi? Sì. Sì. E poi gli ha svuotato il cuore. Poi vi ha svoltato il frigo e se n'è andato. E poi era di tornare a casa. Si è andato a casa. E gli avete lasciato i soldi per il taxi. No. E allora andiamo a scoprire se dentro a ognuno dei due Sick Squad c'è un caso umano. Allora, vediamo. Partiamo. Io direi una domanda a testa, una a Samu e una a Jacopo. Ok. La sua memoria. Se ti spogli nudo per masturbarti sei un caso umano. No. Jacopo. Aspetta. Se tenti in tutti i modi di tagliarti le mani con il formaggio sei un caso umano. No. Allora, se mangi il formaggio solo con chi hai confidenza sei un caso umano. Samu. No. No. Se sei un papa boy sei un caso umano. Di no, cazzo. È papa boy. Gellino. Vai. Hai risposto? Sì. No, lui. Oh, e Wally, cerchiamo di stare attenti. Wally, Houston, abbiamo un problema. Wally. Dai, Christian, dai uno schiaffo a Wally, per favore. Ecco. Se shuffle in casa, sei un caso umano. Stupendo. No, non sciaffola in casa, Wally. E ripeto che sono cose vere, eh? Accadute in questa stanza. Indovinate voi dove. Oddio. Qua stiamo entrando nella fase calda del gioco. Nella fase calda. Ok, allora. Se uccidi le mosche e le cataloghi sei un caso male. No. Aspetta, io voglio sapere chi è. Cioè, no, voglio conoscere. Allora, io voglio sapere chi cosa è. Che dopo, è in questo, dopo vi svegliamo. Qui. Qualsiasi cosa, ci teniamo a dirlo per tutti. Qualsiasi cosa che c'è scritto qua dentro è realmente accaduto. Ok, voglio quello, sapere chi io è. Voglio sapere chi è. Poi, cioè. Poi c'è l'ultima parte. Aspetta, se questa è quella giusto, che è in continuo aggiornamento. Sì, sono io che le aggiorno. Allora, dov'era che l'avevo vista?
Questa qui è per il Samu. Però figa, l'avevo vista, era bellissima. Se mendichi affetto su Facebook, sei un caso umano. Non ho Facebook. E la Madonna. Oh, Sam. Cosa stai facendo, Wally? Figa, la tua regia è incredibile. Cosa hai lanciato? Dai, vai. Se ti si rompe una puntina, sei un caso umano. No. Non gli si è mai rotta una puntina. Sono un coincidino. Cazzo me le porto, giusto per romperla. Se soffri della sindrome del distacco forzato della punteggiatura, sei un caso umano. Cazzo no, odiosissima. No, no, questa la faccio io, e questa qui è un'altra cosa caduta in questo tavolo. Dai, dilla. Se ti masturbi davanti al frigorifero, sei un caso umano. Chi? No. Chi? 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 Vogliamo i nomi. No, dai, sì o no? No. Ma se sei dai, coerente, sei un caso umano. Non ho capito un caso. Se sei coerente, sei un caso umano. Suspense. Aiuto dal pubblico. Eh no, qua ti devi definire o coerenza o... Sì. Sì, è coerente. E quindi è caso umano e Samu lo tiriamo fuori. Domande a Jacopo, vediamo fin dove lo portiamo. Se ti spogli nudo per farti una sega, l'abbiamo già detto. No, amica Wally, Wally. Fuori. Cioè, licenziamolo questo Wally, Wally. Ma, cosa ti sei, ma ti cosa licenziamo. Ti cosa ti sei preso? Basta Wally. Guardare il porno sull'iPad, basta cazzo. Se veneri il vitello d'oro, sei un caso umano. No. Se ti credi esente da errori, sei un caso umano. No, no. Quasi, quasi vicino. Siamo in mezzo. È solo esente IVA. Se fai se fai comunella con altri casi umani, sei un caso umano. E con questa è conclusa la rubrica dei casi umani. L'hai fatta apposta. E in ognuno di noi c'è un caso umano. Dentro ognuno di noi c'è un caso umano. L'ultima di chi era che abbiamo passato? Abbiamo passato il remix dei Meccano. Quindi noi adesso questo qua mi piace, no, che c'ha un titolo bellissimo questo. No, ma tu le conosci tutte e due, Wally? Ovvio. Si sega sulle nostre canzoni, Wally. È un sì. Nudo davanti al frigo. Davanti al frigorifero. Ma come si chiama il fan dei Seekers? Un Seeker Maniac. Seeker Maniac. E quindi è un proprio hardcore, No, un Seeker Maniac saprà sicuramente che canzone è questa. Colonna sonora della pubblicità di un romanzo su Fox Crime. Opera prima by Sick Squad. We'll be right back.
I can smell their fear. Quello che tutti vogliono sapere dei nostri ospiti. Quindi a rotazione, Christian, dimmi chi tra i tuoi colleghi ti sta sul cazzo. Se lo dici in italiano, molti non lo capiscono. Se fai questa domanda, evidentemente non conosci l'accordo. Perché è una famiglia gigante, vanno tutti d'accordo. No, non è vero. C'è cioè, una persona che diciamo si è creato. È come Inter Milan, cioè c'è il conflitto. Ah, ma ci sono i conflitti fra i DJ? Certo. Beh, ovvio. No, io non ci credo. C'è la guerra fredda, c'è ancora. Cioè, ma come fa una come fa Bla? Un genere così fortunato ad avere, ma veramente fortunato da dove ti viene? Ho un amico che dice che noi siamo la sgommata sulle mutande della musica elettronica. Dell'EDM. Allora, EDM. Christian, hai mai avuto uno screzio con un tuo raccontaci. Ah, beh, c'è tipo un metti il microfono davanti, Wally. C'è tipo un ragazzo simpatico italiano che proprio in questi giorni. Ma è lo stesso simpatico che penso io? Sì, è sempre lui. Che no, in questi beh, giorni però sta un po' rosicando per delle cose. Tipo Climax. No, per molto meno canzoni, sì, perché per molto meno. Per molto meno. Questi sono loro? Sì, lui, questo è lui. Con la maschera, sì. Da piccolo? No, sto guardando con i capelli? Un mio amico su Facebook che ha condiviso un tuo pezzo da YouTube, allora. Fuck you. Che sì. L'abbiamo passato. Che abbiamo appena passato. Allora, grazie Blaster. Allora, questa uscita. No, cerco di capire. Perché mi sembra prima quando poi ha detto... Allora mi ricordavo che questo aveva condiviso qualcosa, sono andato a vedere. Grande. Grande. Era vero. Allora, chi è che ti sta facendo girare i maroni in questo periodo? No, non è che mi sta facendo girare i maroni, me ne frega abbastanza un cazzo. Beh, ma se tu dovessi dedicare un vaffanculo a qualcuno del tuo nome, cognome, indirizzo, codice fiscale. No, dai, troppi. Ma ce n'è, eh? Sì, ce n'è. Più stranieri o più italiani? Stranieri.
Gli stranieri sono sì, un po'... Perché gli olandesi secondo me un po' si sentono superiori. No? Sì. No, il fatto che sanno di essere inferiori, ma si atteggiano da superiori. Da superiori. Di buono sì, c'hanno i parti. E meno male che stiamo parlando in italiano. Se io girassi questa domanda a Jacopo, che lo vedo che secondo me si spinge un po' meno democraticamente o diplomaticamente verso te, c'è un tuo collega che proprio ti sta sul cazzo? Sì. Chi è? Non si dice. No, chi è? Non si dice. Ma come non si dice? Ma tanto io penso che stiamo parlando tutti e tre della stessa persona. No, quello è il problema. È ma tanto io capisci qui, quindi italiano. Sì, è sempre dai, quell'italiano. Dico io da cazzo. No, no, dai. No, 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 no. No, non si può dire. Ora di finire, buona serata, ragazzi. Iniziali. Iniziali. No, comunque ZK. Intanto è la comunque stessa persona, comunque. È quello che inizia con N. Ziglan. No, no, due. Il nome M. Il nome M. No, con due inizio. E io lo so, io lo so. No, e no, ma non si può dire tanto. È ora di ascoltare la nuova traccia di Art of Fighters. No, tratto da Facebook. Da Facebook. Ce l'ho Beders lì. Da Facebook, una fan ci dice che voglia di andare a ballare al core. E fa una richiesta. Meccano Twins featuring DJ Mad Dog Meccane. Bella. E voleva bella, sentire bella quella, che non ce l'abbiamo chiaramente. Ce l'abbiamo ovviamente. Ma sì, magari la troviamo su YouTube. No, no, non ce l'abbiamo. Un pezzo di merda. Allora ascoltiamo Spaghetti Connection. A chi la do stasera? Prova a vedere sul tubo se trovi, ma credo di no. Meccane, sì. Allora, fermati. Questa persona è una persona, ve lo dico. Pubblicità! Io. No, ve lo dico io. Per cosa, innanzitutto, perché cosa può farvi litigare a voi che siete hardcore? No, ma non è che abbiamo litigato. Ma cioè, comunque, se questo sta sul cazzo a tutti, sicuramente sarà reciproco, più, io spero. Siamo più noi che stiamo sul cazzo a lui. Cioè, ah, quindi è reciproco. No, no, è cioè una conseguenza. Spiega tu, Christian, se no io mi incazzo. È più lui che lui rosica di voi. Esatto. Perché voi siete un gradino sopra. No, non lo so, ma perché voi lavorate di più, stanno, problemi cioè, di infanzia o non sta a noi dire chi è superiore o meno. No, non superiore, cioè, senso, ma è del nord o del sud? Dell'est. Lascia stare. Lascia sta. Non si fanno nomi neanche. Io faccio lo stronzo perché io voglio far dire. No, no, ma, no, ma allora, non lo diremo mai. Innanzitutto di contratto elettroshocking non si possono dire fighe. Bugie. Parliamo di fighe. Ciao l'amorosa. No, no, ma stai parlando di quello che penso io. No, non ci credo. No, no, non ci credo. No, 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 perché ci siamo, no, no, ci siamo divertiti tantissimo. No, no, sì, sì. Quando non c'era la Giada, come avete detto, che faceva no, i festini con le brasiliane. Ma si ha un, ho un flashback. Ha un DJ italiano che lo prende di mira proprio. No, io, per il culo a manetta. Io devo dire una cosa. È seguito da molti altri DJ. Io, ma che vorrebbe prenderti per il culo, no, o che ti prende per io, il culo? Io prendo per il culo. Io voglio spiegare. Io non ho uno che prendo di mira, ma ho un idolo. Perché lui è il mio idolo. È l'unica. A me non interessa niente. Lui è realmente il mio idolo, perché è l'unica persona che ogni volta che pubblica qualcosa su Facebook mi arriva. Mi arriva veramente, perché io mi commuovo con lui. E poi mi chiami subito e mi dici: ma questo è un caso umano. No, no, mi commuovo con lui. Però vai del nord o del sud? No, quindi visto che qua visto che qua non si fanno, visto che qua non si fanno nomi, perché mai è diventata una trasmissione di Chirichetti. Beh, ma dimmelo, me lo dico io. No, non te lo dico. Non me ne frego. Non te lo dico, non te lo dico. No, adesso me lo dite. Sei un po' meglio. Sto cercando di capire. Non c'era il silenzio in sala. No, no, però guarda, adesso ti faccio una prova. No, posso scherzare con la tua musica? Stai facendo diventare EDM? Allora, voi ditemi e dopo ne parliamo. Però se rimanesse così, cioè senza variazioni, così sarebbe un pezzo. Ditemi voi. Ditemi voi se il Christian il pezzato non l'aveva fatto. No, perché in realtà è così. Resurrection.
SOS. Embrace your dreams from the loss and the grief, coming together as one. Intanto nei fuori onda di Electroshocking vengono fuori le verità e le falsità. Nome e cognome, nome e cognomi, che il noi tipo non... è uno che suonava nei Radioactive, che adesso meno male dicono loro ha smesso. Allora era proprio un coglione. La persona, allora lo diciamo, è lui. Allora Senappi pupurato. Senappi pupuratissimo. Allora, ultimi 10 minuti di trasmissione. Cerchiamo di capire effettivamente se questa trasmissione riesce a farci conoscere meglio i nostri ospiti. Quindi, Wally, tu, io so che sei anche un fan, vero, di questa gente. Tu sei un gruppo, gli daresti uno dei tre. Allora, no. Se trovassi la tua donna a letto con uno dei tuoi tre idoli, con chi preferiresti? Con Samu, con Jacopo o con Christian?
Dai, è brutta questa, dai. No, no, dai. No, no, con chi preferiresti trovare lei? Perché io so per sicuro che tu comunque all'inizio ti incazzeresti, ma dopo diresti: figa, la mia amorosa chiamata con Art of Fighter. Non è vero, no, non io, ci credo. No, no, non metti su Facebook. Non ci credo, non ci credo. Io invece volevo, non mi è mai capitato che si proponessero degli uomini? No. Ma non ci sono... No, certi personaggi. Beh, nell'alcol. Abbiamo un amico che è gay. Ah, no, ha dato un limone a un uomo. A un essere X. Cristiano. Chi? Non c'è, si Sardegna? Non ti... No, va palpato. Si era proposto un essere attenzione. X. Attenzione. Attenzione, attenzione. Allora, innanzitutto, te, Cristian, esperienze omosessuali? No. Ti piacerebbe averle? No. Cioè, tu sei convinto? Jacopo, esperienze omosessuali? No. No. Vi piacerebbe provare? No. E avete mai litigato, voi che siete amici da una vita, Sikest, avete mai litigato per colpa di una donna o è mai piaciuta la stessa donna? No, no. Di solito ci facciamo le amiche insieme, tipo... O la stessa. O la stessa. Ma che bello, figa. No, scherzo. Avete anche avuto una donna condivisa, quindi? Sì. Una sera, sì. Ah, solo per una sera? Sì, ero indecisa. Non abbiamo cercato di, insomma, di farla comprendere. Sì. Per poi... hai tutto il tempo che vuoi. Poi chi ha scelto? No, poi è andata a casa. Ha detto: no, mi fate cagare tutte e due. Ah, ma era quella del frigo bar. No, no, quella era un'altra. No, quella del frigo bar ha passato la serata con me. Poi per una felpa, qualche cosa che voleva da lui. Tipo, lui ha detto: sì, vieni in camera con noi, ti do la felpa. No, era qualche stronzata. Il marpione, il marpione è il marpione. Cristian, sì. Piacere, fai la domanda. Dai. E allora, sempre nell'ambito da lì non ci smogliamo, eh no, figa, siamo lì. Adesso ne stavo pensando una, poi mi è passata via. Allora, Cristian, innanzitutto, se tu dovessi mettere una bandiera, una bandierina, no? Te sei stato a suonare negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti hai trombato? No. Al Kazantip? No. In Australia? Possiamo cambiare argomento. In Polonia sei mai stato a suonare? No. Romania? No. I paesi dell'est in generale? Ucraina e basta. Sì. Cechia. Repubblica Ceca. Praga sei mai stato a suonare? Sì, in Cechia sì. E hai trombato in Repubblica Ceca? Si può cambiare domanda. Ma no. Al Kazantip, no, no, secondo me ha bisogno di aiuto il pubblico. Io, allora, Jacopo ha detto: sei Al Kazantip? Ha detto che vive da solo, fa tutto Al Kazantip. Da solo. No, basta. E io volevo chiederti: tu, fra una padella antiaderente e l'altra, metti qualcosa o le butti dentro così? Cioè, hai la paura reale che ti si possa rovinare la padella antiaderente? Sì. Cioè, quindi ci metti, prendi silicone, delle protezioni, c'hai cioè le sì? protezioni. Davvero? Non sempre sì, però. Fighi. Figa, sei gay friendly, sai? No, devi, te prova a andare una serata al coro, io metto il silicone tra una. Aspetta, aspetta, perché questa qua delle questa io qua... non sono gay friendly. Allora, queste cose qua. Ma non lo sai, ma. No, stai fermo. Allora, queste cose qua delle padelle, tu vivi da solo, Christian? Tu come tratti le tue padelle antiaderenti? Col burro ci metti un po' di olio? Beh, attualmente senza niente, però... Cioè, le metti una separata senza notare l'ordine di dimensione? Sì, no, ma neanche se si toccano una con l'altra. Si butta così. Non si butta via niente. Cioè, no, tu sei un disordinato di tuo? Dipende, arrivo a un punto e poi... E poi pulisci, esatto. Come... Ok, sì, ho capito. Arrivo al punto che tipo mi sta per chiamare real time, la trasmissione. Sono piccoli Art of Fighters in giro per il mondo, poi pulisce. No, perché... prima che arriva la infatti, telefonata. Sicuramente le donnine si chiederanno, ma com'è la casa di Christian? Quindi, la casa di Christian è una di quelle case dove si accumula la merda e poi si ripulisce tutto, come la mia, per esempio. Come cioè, la mia. Cioè, se tu apri una scatoletta di tonno, perché magari qualche sera capita che non hai voglia di cucinare, tonno. Apri una scatoletta di tonno e lo mangi diretto dalla scatoletta. Poi lo appoggi sul tavolino che hai davanti al divano. Quanto tempo rimane lì? No, Il mio disordine è mascherato da ordine. Cioè...
tu sei uno di quelli che caccia tutto dentro nei ripiani. Sì, esatto, cassetti. Spogliati, escono scatolette, muffa, scatoletta di tonno già aperta. Nasconde tutto, anche nell'armadio tutto. Appena entri in casa è tutto perfetto, e poi inizia a aprire gli armadi e si trova... E però hai la donna delle pulizie o... No. Fai tu? Sì. E quindi però tutto in ordine, però ci sono i gatti di polvere. Esatto. Io invece tutto in disordine, però figa, il pavimento non è croccante un cacchio. No, allora, e invece la casa di Jacopo è uguale, immagino. Un disastro. Hai le donne della pulizia? Sì, è un disastro, non c'ho la donna della pulizia. No, magari non riusciva a stare dietro al tuo ritmo, cioè. Probabile. Ma non, mia nonna e mia zia mi hanno proposto di pagarmela perché erano disperate. Sono entrato in casa mia una volta e hanno detto no. Ma tu ci porti a casa anche le donne? Su pianerotto. Di solito le porti in terrazzo sopra. A casa di Jacopo in terrazza anche d'inverno. Abbiamo un bel terrazzo, 200 metri quadrati sono. Cazzo. Però d'estate fa, ma d'inverno le porti in casa. Ma tu quando porti una figa in casa cosa fai? Fai il finto imbarazzato? No, scusa, scusa il disordine. Scusa, sono stato via. O ti comporti sciallamente? Guarda la bestia che sono. No, ma non è così, lo schifo. La pulisco una volta a settimana. Ah, ok, no, una volta a settimana. Però ci sono le pigne di cartone così. Ci sono un po' di... C'è un po' di disordine. Sì, esatto. Invece il nostro Samu come se la cava con la vita di casa? Beh, io convivo, quindi è un disastro. Cioè, lei... Perché non... c'è un po' di disordine. Un po'. Cioè, allora, la situazione... Nel senso che chiaramente pulizia, ci vorrebbe pulizia. La donna delle pulizie. Ma la situazione è... Anche la tua donna... Anche la tua donna... Adesso vomito. Anche la tua donna è disordinata oppure la tua donna vuole l'ordine e ti sta addosso da Dio perché tu pulisca? No, io voglio l'ordine e mi sto addosso da solo per pulirla. E lei è una disordinata? Lei è disordinata, sì. L'ho visto litigare da solo. Vabbè, allora lei lavora. Guarda, è una scusa che io ho dato tutti i giorni, bla bla bla, tutte le solite cazzate. La realtà è che donna di casa ci nasci. Mia mamma ha lavorato per 20 anni. D'accordo, e la casa era te. Sempre stata pulita. Se una donna non riesce a pulire casa, io dico perché non ha voglia, appunto. Alla mia è perché effettivamente basta con sta cazzo di emancipazione delle donne. Cioè dovete stare in casa a pulire, i coglioni. Dovete stare in casa a pulirle. E questa è la storia di un uomo che si lamenta della sua convivenza. Basta, pulisci la casa, stirami le camicie, sono stufo di andare. Impara a cucinare, cazzo. E che cazzo, non posso tornare a casa e mangiare di merda e poi mi dici che sono sovrappeso, per forza. Non cucini mangi mai sofficini un cazzo. Per colpa tua, cazzo. No, non cazzo. Cucini mai un cazzo. Lui vive a tonno e bastoncini di Capitan Fini. Allora, donne, prima di proporvi a un DJ hardcore, dovete capire una cosa, loro non sono supereroi o persone strane. Loro sono uomini veri che vogliono le donne vere, anche loro. Quindi se non fate il massaggio al mattino, se non sai fare la cassola, se non sai fare la cassola, o non sai fare l'ingoio, cos'è? No, aspetta, aspetta. Se non sai fare l'ingoio, se non butti giù, Gesù piange. Non... E tu non vuoi far piangere Gesù? E... No, come gira su Facebook, è un coniglietto muore. Ogni volta che non ingoi, un coniglietto puccioso muore. E tu non vuoi far morire il coniglietto puccioso? Allora, siamo l'ultimo pezzo di saluti. No, l'ultimo pezzo di saluti, però adesso tu, io sapevo che tu avevi la domanda che è tutta la settimana che me la dici e se l'hai dimenticata. E sapevo. Non voglio farti andare via senza che gli non fai la domanda. Dai, quindi stiamo qua finché non te la ricordi. Ah no, ecco. Cioè, allora adesso, prima avete detto che avete un sacco di sbatti, e quanto si prende a fare DJ? E soprattutto, quanto si fattura a fare i DJ? E l'IVA? Signor Maresciallo, buonasera. No, si fattura tanto. Molto. Troppo per i miei gusti. Troppo per i gusti. Sì. Troppe tasse. Troppe tasse. Allora, cioè, la gente pensa che si fanno i soldi, ma la metà di quello che guadagni glielo dai a loro. Quindi... Beh, questo succede a tutti i lavoratori. Dona il tuo 5 per 1000 ai The Sick Squad.
Allora, la domanda vera è: se paghi un sacco di tasse, secondo me vuol dire che guadagni anche un sacco di soldi. No. Quindi, la domanda è: il DJ hardcore vive bene o vive male? Bene. Sei stressato, Christian? No, per niente. Christian sta bene. I Seekest che io vengono. Sono stressato. E Cinisello. Cinisello. Io ne voglio di più. Allora, si guadagna bene comunque. Sì, dai, non ci si può lamentare. Sì. E io mi chiedevo una cosa: ma perché i vostri colleghi tipo Afrojack prendono 60.000, 100.000, ma sono arrivate a quote incredibili? Questo sottofondo. Record, mi record sento in colpa, cazzo. No, non lo so, perché poi le quote sì, sono un milione di euro. Sì, ma le quote poi sono sempre variabili. Sì. Capodanno. Allora, vedi che poi ci sono le chi se ne frega. Comunque l'unica cosa che è vera è che alcuni DJ toccano cifre importantissime. Sono più DJ. Si parla. Allora, la differenza fra il DJ e la pop star è questa. Non sono DJ, sono pop star. È come se fosse Madonna. Cioè. Sì, marketing. Però uno. Immagine. Quello che volevo dire io, un DJ minimal o dance, minimal dei tempi che andava la minima o dance oggi. Di medio livello, un Dannic, un Dairo, quella gente lì. Quanto prende? Molto più di noi. Noi siamo gli ultimi della catena alimentare. Ah, ecco, vedi che salta fuori anche il discorso. Perché questo? Cioè, la domanda è un genere che io ho visto te suonare al Climax. Al Climax c'erano X mila persone. 30.000 persone in una mono sala. Quindi, che sono discrete come pubblico. E dico... Conta che dove abito io 40.000 ne fa tutto il paese. Sti cazzi. Vuole ne fa 15.000. E potremmo andare avanti così con 1.000 paesi d'Italia. Ma non lo facciamo. La domanda è... Getta suona davanti a più o meno lo stesso numero di persone. Anche meno, talvolta. Anche meno. Perché tu non li prendi i soldi di Getta? Perché non li chiedi? Perché Getta è un personaggio mondiale. Noi, per quanto grossi possiamo essere, comunque il nostro nostre nazioni di riferimento sono 4-5. Però penso che sia anche quello è business e questa è passione. Anche sì. Che è una cosa ben diversa. Cioè, lì c'è tutta una storia dietro. E facciamo un genere comunque di nicchia. Underground. Sarà di nicchia, ma quando vedo. Io sono sempre stato. È una via di mezzo. Tomorrowland fa 220.000 persone. Ed è in proporzione, quella è dance, il più grosso hardcore, cos'è? Cioè Defcon in 3 giorni ne fa 60.000, sì. Mastro Varco ne fa 25.000, Dominator ne fa 20.000. Sto parlando di numeri e lì sono 220.000, questa è la proporzione. No, però io adesso faccio i conti della serva da quello che non capisce niente del vostro business. E la domanda è, cioè io vedo, va bene, 25.000, quanto costa un ingresso 50-60 euro. Regia, fammi velocemente un 25.000. Ma quei soldi non vanno a noi. No, voglio capire una cosa. Voglio capire se effettivamente posso dichiararvi sfruttati. Se qua c'è un caso di sfruttamento del lavoro. O se andiamo dai sindacati. No, sì, perché sfruttamento di casi umani. No, io adesso 25.000 per 600. No, per 60, scusa. Allora, l'incasso è di 1.500.000 euro. Io devi mettere i bar. No, di prevendite, dai. Di prevendite. Vogliamo aggiungerci, non dico uguale. Ma dici uguale? Uguale? Fai anche 500.000 solo di bar. Ma fai... Io gli davo nel mezzo. Comunque aggiungiamogli un milioncino e arriviamo a 2 milioni e mezzo di euro. E sti cazzi. E sti grandi cazzi. Allora... 2 milioni e mezzo di euro, mettici il merchandising, non lo vendi a quei parti. Sì. Ci vogliamo mettere. Fanno CD e magliette e felpe. Facciamo 3 milioni, arrotondiamo. Ci vogliamo mettere un 3 milioni totale. 3 milioni. Allora, un party che dà di incasso 3 milioni, però. Dichiarati. Non prendiamoci. Appunto, non prendiamoci adesso tutti a prendere a sassate quelli che organizzano questi party. Le spese, scenografie da paura. Un milione di spese. Un milione di spese. Totali di tutto. Totali.
che non è un investimento cattivo, compresi DJ, tutto. Sì, tutto. Baristi, tutto quanto, un milione di struttura, tutto. Allora, penso che negli altri generi chiamano 4 DJ e superano già il milione volendo. Sì. Allora, in questi party per fare questi numeri c'è un incasso di 3 milioni con 2 milioni di profitto poi da tassare, giustamente. Rimane sempre un milione. No, va bene. Insomma, in una notte c'è qualcuno che si fa un milione. Sì. E quanti di voi hanno un milione? No, quanti di voi vengono chiamati contemporaneamente per realizzare un evento di così tanta portata? Tipo questo che stanno nominando adesso saranno 8. No, di più. Hanno almeno 50-80 DJ. Vabbè, Climax 80 ha... DJ. Il Dominator, no, sì. Come Dominator sa, sì, 50-60. Ma tipo Climax stesso 60 DJ. Più sono 10 DJ invece. Climax 10 DJ. Sì. Quindi vediamo quanto avresti dovuto prendere a te. Prendi sempre la calcolatrice. Allora, adesso vediamo. Aspetta, effettivamente. Con la lacrimuzza. Adesso vediamo. Prima si parlava di fighe, adesso parliamo di soldi. Negli ultimi 6 minuti. Allora, prima voglio capire se quanto tu avresti dovuto prendere al Climax. Fai 3 milioni di euro per punto 0,80 e vediamo di tirar via un 20%. Di cosa? Allora, 600.000 euro secondo i miei calcoli andavano divisi tra i DJ. Al 20% dell'incasso, secondo te vai DJ? Okay. Esatto. Beh, ma ci sta come proporzione. Sì. No, allora fai così. Sì, i 20% delle persone grazie no, ai DJ. No, il 20% dell'utile, quindi 2 milioni di euro, il 20% sono 400.000 ai DJ. Sono 40.000 euro. Diviso 10 DJ che hanno chiamato al Climax, 40.000. Tu hai percepito 40.000 euro e sono poche le cazzate. Hai percepito 40.000 e poi non paga neanche una cena, cazzo. E no, che no, poi neanche le tasse. Allora, che poi non li hai dichiarati, questo lo posso accettare. Questi lo posso accettare, ma che tu non abbia ricevuto almeno 40.000 euro, io non lo accetto. Purtroppo no. Siamo dei casi umani. Come l'hanno siamo dei casi umani. Comunque io non penso di aver fatto un conto così sballato. No, è giusto. Magari però, magari. Magari quando vanno in positivo, quando ci sono 30 persone, sono cazzi. Ma a casa senza. però no, aspetta, qua stiamo parlando però di. E beh, effettivamente. Vabbè, scusa, quando i party fanno buca. A Roma è successo, hanno fatto un mega festival. Gigante, hanno preso tutto lo stadio olimpico. Ah, con Tiesto, durante gli europei. In quel caso lì, secondo la tua regola, è Tiesto che doveva pagare il promoter, cioè. No, perché ci vuole comunque un cachet minimo. Però io sono convinto che davanti ai grossi numeri bisogna diciamolo a tutti i promoter, se fate tanta gente pagateci di più, cioè, almeno, cioè davanti a grossi numeri ci dove sono le grandi società dove ci sono 2 milioni di euro di profitto, io dico che un premio produzione, mettila giù così, si possa dare ai DJ. Sì. Oh, ma dovresti fare il promoter, d'obbligo. Cazzo. Dovrebbe fare il sindacalista dei DJ. È d'obbligo, anche perché, cioè, voglio dire, più gente c'è, più gente beve, più tutto in percentuale. Ma la gente va ai party per i DJ, non va ai party perché si chiama Puro Senap. No, aspetta, c'è gente anche che va al Defcon e non sa neanche chi suona. Ma perché sa che ci saranno sempre i nomi grossi. Sì, quello sì. Beh, anche al Climax per la va soldato ancora prima. Esatto, cioè io preferisco Sensation White uguale. Esatto, preferisco il Thunderdome piuttosto che un Dominator. Nonostante il Dominator ha molta più scenografia e molti italiani vanno lì perché dico cazzo è bello, è il Tomorrowland dell'hardcore. Io preferisco ad esempio il Thunderdome perché mi concentro più sulla musica che sulla scenografia. Chiaro? Va bene. Christian, offrici la cena perché 40.000 se l'hai messo. Da qualche tasca. Parte sono. In the eardrum!
sorry, fucking wrong song. Bellissimo questo campione. Allora, hanno fatto un gran lavoro. Hanno fatto un gran lavoro. Pezzo che, a quanto mi è sembrato di capire, non è che si può ancora comprare questo pezzo qua. Non ancora. Poco, no. E lo troveremo comunque in digitale. Certo. Beatport, iTunes. iTunes. Qual è il portale per la musica hardcore? Che per quello più famoso? iTunes. Cioè. iTunes è quello che si utilizza di più. Uno iTunes. Dedicato per la musica hardcore. Quindi siamo arrivati comunque verso la fine di questa puntata. Ai saluti finali. Sì, ai saluti. E quindi io stasera commossamente volevo ringraziare sia il Samu che Jacopo dei Sickest Quad. Piacere. Bella. E volevo ringraziare anche il nostro mito Christian Nardelli. Questo silenzio. E ti sei trovato bene con noi? Bello, bello, mi piace. Preferivo un 5 stelle. Secondo me è nato l'amore. È nato l'amore. Guarda qua, ogni giovedì presenti qua. E la Madonna. Sì. Occhio, che però andiamo a cenare da un'altra parte, perché figlio, magari 20 minuti in più per la cena. E occhio che ti prendiamo in parola. E lui è uno stalker, sì. Quindi stai a te. Allora, un saluto al negro. Ciao, 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 ciao. Un saluto alla Giada. Giada, io ti amo. Ciao. Voglio fare dei due figli con te quando ti lascerai col negro. A me mi stai sul cane. Oltretutto, al ristorante, Wally, non volevo dirtelo, ma noi abbiamo fatto un brindisi e Massimo ha fatto il piedino sotto al tavolo. E abbiamo anche ma io lo so che lui si spara le seghe pensando a te. Abbiamo anche pomiciato. È per questo che c'è la herpes. La herpes. Allora, basta. Cosa dici? Basta. Ciao, cosa ciao a tutti. Domani sera, 22 29 di novembre, inaugurazione Magda all'Impero di Codogno. Alle 23. E prima c'è l'aperitivo al Miro con DJ Set e c'è anche Magda con la maschera. E poi c'è la cena dal crocchio
E poi c'è un altro locale di Lodi che io non so come si chiama, e poi tutti all'impero. E poi c'è il 30 sabato Calenzano, il chapter.fi con i Seekers contro Randy contro i Brand Riddlers. È l'angolo della marchetta. Christian marchetta di Christian. Va bene, mi presento con la maschera. No. Ma dove? E allora, per il finalone, ciao Seekers. Ciao, ciao. Ciao Christian, arte fighter. Buone, auguro a tutti. Ciao Vlad. Ciao, ciao Massi. Ciao. Lei è Albi Singer, vero? E nella parapsicologia? Io, oh, no, ho altri tipi di disturbi. Io ero venuto qua per fare l'elettroshock, però è mancata la corrente. Electroshocking!